L'antibiotico è un farmaco che uccide i batteri, cioè che ci permette di curare le infezioni causate da batteri. Le infezioni causate da batteri sono sempre state nel mondo una delle cause principali di morte fino a circa 70 anni fa, a metà degli anni tra il 40 e il 50, quando venne scoperta la penicillina. Questo cambiò radicalmente le prospettive di sopravvivenza, per esempio, dei soldati feriti in battaglia, e infatti il primo impiego della penicillina avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi ci permise di curare malattie che un tempo mietevano vittime, tipo le polmoniti, tipo le gastroenteriti, tipo le meningiti. Quindi sono farmaci assolutamente indispensabili che a noi sembra sia ormai ovvio e garantito che abbiamo, ma non è detto che li abbiamo per sempre, li dobbiamo preservare. Gli antibiotici sono evoluti praticamente seguendo l'evoluzione dei batteri. Man mano che si è messo in commercio un nuovo antibiotico, i batteri imparavano a diventare resistenti a quell'antibiotico, o meglio, si selezionavano quei pochi ceppi che inizialmente erano resistenti, che inizialmente erano una minoranza e che poi diventavano una maggioranza. Quindi, seguendo l'evoluzione dei batteri, anche gli antibiotici si sono evoluti per riuscire a rispondere, a essere attivi, a continuare ad essere attivi contro questi batteri. E siamo arrivati ai giorni nostri quando questo tipo di azione-reazione, cioè risposta della ricerca, rispetto alla risposta dei microrganismi che dovrebbero avere il premio Nobel per la capacità di sopravvivenza, è venuta un po' mancando, cioè abbiamo cominciato ad avere meno molecole nuove e questo ha creato dei problemi e sta tuttora creando dei problemi. Però l'allarme è mondiale ormai e quindi pensiamo che tra non molti anni avremo nuovi farmaci a disposizione. In alcuni tipi di microrganismi che si chiamano Klebsiella, pneumonie, hanno acquisito delle capacità di resistere a quasi tutti gli antibiotici. Altri hanno perso buona parte degli antibiotici a cui erano sensibili e quindi abbiamo un margine molto più ristretto di quanto non avessimo prima. Quindi, fondamentalmente, certi microrganismi sono resistenti nel 40, 50, 60% dei casi, ma poi dipende anche resistenti a quale antibiotico, perché antibiotici ne abbiamo tanti, quindi è molto difficile rispondere a questa domanda semplificando al massimo. Dipende da caso a caso, da situazione a situazione, da paziente a paziente, ma soprattutto da microrganismo a microrganismo. I microrganismi hanno un nome e un cognome, e quindi ognuno di essi ha le sue specifiche caratteristiche e quindi anche spettri di sensibilità agli antibiotici. Uno dei problemi è l'appropriatezza prescrittiva, cioè quando il medico deve prescrivere un antibiotico, quando il paziente deve chiedere al medico un antibiotico, quando è indicato prendere un antibiotico. Allora, nella vita in comunità normale è chiaro che non prenderemo antibiotici, non dobbiamo prendere antibiotici nelle comuni malattie respiratorie come il raffreddore, la faringite, il mal di gola, nella stessa influenza non dobbiamo prendere antibiotici. Ci sono invece poi situazioni in cui l'antibiotico ci vuole e come le polmoniti batteriche, come le meningiti, come situazioni molto più gravi. Quindi l'appropriatezza prescrittiva. Poi l'appropriatezza prescrittiva comprende il dosaggio, cioè bisogna prenderli in quantità giusta, e la durata della terapia. Anche qui dosaggio e durata sono fatti cruciali perché sbagli, errori in questo senso hanno causato danni importanti nel corso degli ultimi decenni.